Nessuna cravatta naturalmente per le senatrici. Eh no, per fortuna. Non c'è neanche l'obbligo di foulard però, no? No, 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 no. Nome? Nunzia Catalfo. Età? 47 anni. Partito? Movimento 5 Stelle. Provenienza? Provenienza Catania. Professione? Professione orientatore. Famiglia? Due ragazzi, un marito e io. Perché Nunzia ha deciso di fare politica? Perché sono un orientatore, mi occupavo di disoccupati e sentivo la loro disperazione e quindi ho deciso che anziché stare a guardare era il momento di attivarsi. Un aggettivo per la tua esperienza in Senato, quale può essere? Pesante. Cosa fai esattamente per noi in Senato? Ecco, mi occupo di lavoro. Mi occupo di lavoro, ho redatto il primo punto del Movimento 5 Stelle, che è il reddito di cittadinanza, e da 2 anni che cerco di portarlo avanti e lo difendo con le unghie e con i denti. Perché pensi che sia fondamentale per il Paese? Perché ci sono il 13% di disoccupati, 10 milioni a rischio povertà, e quindi è un'esigenza, un'emergenza, c'è in tutti gli stati dell'Europa, non vedo perché non deve esserci in Italia. Una frase che proprio non ti è piaciuta è stata questa: una proposta per tutti degli agnelli in giù. Chi l'ha detta? L'ha detta Renzi. E perché non ti è piaciuta? È perché non mi è piaciuta, perché ha detto una falsità, una bugia, perché la proposta è per coloro i quali sono poveri, stanno a rischio di povertà. Tu sei considerata una delle meno oltranziste del movimento. C'è un tipo di accordo che vorresti fare col PD? No, non voglio fare alcun accordo. Penso che però se ci fosse un Parlamento davvero democratico, si potrebbero costruire realmente delle proposte che rappresentano tutti gli italiani. Ti spaventano di più le espulsioni o le defezioni dal movimento? Non mi spaventa nulla, semplicemente sono cose che capitano. Vuoi dire qualcosa ai tuoi colleghi che sono passati col PD? Penso che avete tradito un ideale e un progetto. Dici come ti mantieni in forma? Non mi mantengo in forma. Riesci ad accennarci una tua canzone del cuore? Motocicletta 10 HP, tutta gommata. E tu se dici sì... Tutti sanno che lo Statuto dei Lavoratori è del 1970. Quale altra grande conquista sociale ci fu nello stesso anno, 1970, in Italia? Ecco, ti ho detto che qua cadeva l'asino. Il divorzio. Ah, il divorzio! Il divorzio! Pensi di riuscire a tornare in Senato anche se passa la riforma di Renzi? Certamente col Senato di Renzi non ci sarà nessuno dei senatori eletti, perché è un Senato di nominati e quindi non ci sarà proprio. Sarebbe il caso a questo punto togliere il Senato e non prendere in giro gli italiani e dire che invece sta facendo questa grande riforma, ecco. Grazie mille, grazie. Grazie a te.